prima assoluta per il nuovo allenatore su questa panchina. Inizia per lui un'avventura che spera possa portarlo il più lontano possibile. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Cielo sereno su Manchester, condizioni perfette qui ad Old Trafford. Un saluto da Pierluigi Pardo, con me come d'abitudine Lelia Dani per il commento tecnico. Si gioca per il primo match della fase a gironi di questo torneo precampionato. Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Match che segna il loro esordio in questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto è la preparazione. Gli allenatori possono anche approfittarne per fare degli esperimenti, magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente in prima squadra. Pellegrini. Cross preda della difesa. Si prosegue per il vantaggio. Difesa sotto pressione qui. Dybala! Intervento puntuale del portiere che si tuffa e levita il peggio. La calcia in profondità. Palla che resta lì. Pericolo sventato. Pellegrini. Vede libero Spinazzola. Grande copertura qui. Debutto per il nuovo allenatore su questa panca. Grande euforia, curiosità per capire se sarà l'uomo giusto per puntare all'obiettivo della qualificazione alla prossima UEFA Champions League. È sicuramente il personaggio del giorno, eh? Tutti i flash dei fotografi sono per lui. Una volta però che sarà svanito l'effetto della novità, sa bene che lo attende un lavoro lungo e complicato, è per plasmare la squadra su immagine e darle quel gioco che tutti si aspettano da lui. Palla messa in mezzo. Gioco fermo, sembra dolorante, la sensazione che sia complicato proseguire. Sale il pressing, allora tocco prudente al portiere. Gioco che riprende con l'arbitro che scodella il pallone. Cristante. Lancia a scavalcare la difesa. Respinta sicura del portiere. È una giornata particolare per questo giocatore, sempre delicata la prima presenza con una nuova maglia. Serviva un esterno basso in grado di fare bene entrambe le fasi, attacco e difesa. La loro scelta è ricaduta su un giocatore che nel corso della carriera, se andiamo a guardarlo, ha dimostrato grande attitudine e affidabilità sia in ripiegamento che in spinta. Hanno messo segno un grande colpo, Pierre. Tutto fermo, è fuori gioco, da qui sembrava buona. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Proseguono nell'avanzata. Allontana il pallone, ottimo intervento.
C'è spazio davanti a sé. Intervento decisivo. Tenta l'imbucata profonda. Il match, come vediamo dal dato sul possesso palla, è un po' bloccato. Le due squadre pensano più a difendersi che ad attaccare. Più protagonismo, più voglia di imporsi sull'avversario. Bisogna cercare di determinare questa partita, di andarsela a prendere. Prova col filtrante profondo. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Si affacciano dalla tre quarti avversaria. Capisce tutto e recupera bene palla. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Non c'è il giallo qui, per lui soltanto un richiamo verbale. Punizione che sembrava potesse andare in porta, bravissimo qui il portiere. Calcio d'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Vuole il tocco corto. Ecco Matic, cerca addirittura la porta. Si oppone alla conclusione. Matic, pallone per Pellegrini, la mette in mezzo qui, il portiere si oppone bene a questo tiro, deviazione decisiva, ha evitato che il pallone finisse in rete. Va direttamente in area, spazza via. Finisce la prima frazione a Old Trafford, squadre che rientrano negli spogliatoi. Prestazione da dimenticare per Dybala fino a questo momento, non sembra in grande forma. Non sembra essere la sua giornata, non riesce ad incidere in fase offensiva, infatti se non gira lui il risultato non si sblocca. I compagni aspettano una giocata delle sue per riuscire a riaprire il match. Difesa sotto pressione qui. Dybala! Intervento puntuale del portiere che si tuffa e levita il peggio. Prova col filtrante profondo. Calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Pellegrini! Punizione che sembrava potesse andare in porta, bravissimo qui il portiere. Calcio d'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Deviazione decisiva, ha evitato che il pallone finisse in rete.
Comincia ora il secondo tempo. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Araguchi ribatte la conclusione. Belotti, suggerimento interessante tra le linee. Il portiere dice di no. Possesso del pallone che viene recuperato. Risultato che resta in parità. C'è il tiro. Attenzione, ed è calcio di rigore. Arriva il cambio. Hanno la chance di aprire le marcature. Rigore da dimenticare, palla che finisce fuori. Che errore, Pier. Un tiro dagli 11 metri. Certo, fa gola, è una grande opportunità. E si starà mangiando le mani. Arsenal, che aveva individuato questo giocatore come possibile rinforzo in quel reparto, nelle ultime ore l'accelerazione decisiva. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, eh. Fanno girare bene palla. Hanno la chance per portarsi avanti. Gol, si sblocca il risultato. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza, Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. El Shaarawy. Provano a farsi vedere in avanti. Perdono il possesso del pallone. Thiago Tomás. Possono ripartire, attenzione. Difesa che recupera il possesso, sfuma il contropiede. Belotti. Grande opportunità. E la mette! Risultato che torna in parità. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. E poi è riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Wijnaldum. Lettura perfetta e palla recuperata.
e c'è la conclusione. Dice di no qui il portiere. La legge bene e intercetta. Non può sbagliare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. E c'è la rete. Dopo il primo salvataggio ha colpito. Qui non poteva davvero nulla. Il replay ci mostra l'azione del gol. Ha raccolto la respinta del portiere e l'ha messa dentro. Io non credo che l'estremo difensore abbia particolari colpe qui, Pier. Ha fatto il massimo. Trova il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Perdono palla, tocco da dimenticare. La gioca lunga verso il compagno. Occasione d'oro questa. Ha fallito il pallone del doppio vantaggio. Ma non ancora un gol di vantaggio? Se avessero segnato, probabilmente la partita si sarebbe chiusa definitivamente. Pallone recuperato. Cinque minuti alla fine, ancora in vantaggio di un gol. Prova a superare la difesa con questo pallone. Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. El Shaarawy. Saranno 180 secondi di recupero. Capisce tutto e intercetta il lancio. Può scegliere chi servire. Gara che finisce qui, brutto passo falso davanti al proprio pubblico. Escono comunque a testa alta nonostante la sconfitta, perché una giornata storta può capitare. Io credo che sapranno sicuramente rialzarsi già dalla prossima. Prova col filtrante profondo. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Pellegrini! Punizione che sembrava potesse andare in porta. Bravissimo qui il portiere. Calcio l'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Rigore da dimenticare, palla che finisce fuori. Che fanno girare bene palla. Hanno la chance per portarsi avanti. Gol, si sblocca il risultato. Belotti.
7. Risultato che torna in parità. Non può sbagliare. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. E c'è la rete. Dopo il primo salvataggio ha colpito. Qui non poteva davvero nulla. Ha fallito il pallone del doppio vantaggio. Hanno ancora un gol di vantaggio? Se avessero segnato, probabilmente la partita si sarebbe chiusa.